Ciao! Bentornati ad una nuova classifica horror. Io sono qui col computer davanti. Sono qui, sì, dove voglio essere? Lì? No, vabbè, lasciamo perdere. Sono in pieno, in piena confusione mentale perché sto preparando le valigie. Cioè, sto con la testa, ma in realtà ancora devo iniziare perché sarò via dei giorni, alcuni giorni. Tu sai che devi star via pochi giorni ed è peggio. È meglio quando devi star via settimane, così hai la scusa buona per fare quattro valigie, no? Invece quando devi stare via pochi giorni, sai che devi portare poche cose ed è il trauma, soprattutto d'inverno. Questo mi crea enormi disagi, moltissimi, spero anche a voi, cioè non perché voglio il vostro male, ma perché così non mi fate sentire sola, ovviamente. Non si era capito? Nadia, che fai? Auguri il male alle persone. Comunque vabbè, ma avete capito, insomma. Iniziamo questa classifica horror che davvero volevo fare da un sacco di tempo. Vi è mai capitato di comprare qualcosa online e vi è arrivato completamente diverso? A me sì. La maggior parte delle volte sono stata fortunata, però capitano dei momenti di smarrimento. Paghi per avere qualcosa e ti arriva ciò che vedremo, ti sale l'istinto killer e pensi cose che non dovresti pensare. Vedremo come si presentavano sul sito e poi quando le hanno acquistate cosa si sono ritrovati fra le mani. Guardate questo, allora così era sul sito, ok? Questo cappottino nero, cioè, guardate cosa è arrivato. Completamente tagliato male, non lo so, neanche io da ubriaca, non lo so, che non so neanche mettere un bottone. Soldi spesi bene, guardate, lo dice proprio la faccia, la contentezza della bocca di questa ragazza. Andiamo avanti, questo è un abito da sposa, oh mio Dio. Due domande. Numero uno, perché decidete, cioè parlo a queste persone ovviamente, di acquistare un abito da sposa online? Ma non perché lo compri online, cioè non c'è niente di male, perché magari hai trovato anche una buona offerta, ma non lo puoi provare, cioè se vuoi l'abito da sposa classico tradizionale, che quindi ha, diciamo, ha una vestibilità completamente diversa da un abito anche da cerimonia, non ti puoi aspettare che arrivi come quello di sinistra, una specie di sacco di patate. Questo è un altro abito da cerimonia. A parte che pure l'originale era terribile. A parte questo, i gusti sono sempre gusti. Sai cosa mi ricorda? Il vestito da spagnola che mi fece mia nonna quando avevo 3 anni. Cioè che lo fece con delle stoffe che aveva in casa. Riuscì anche con poco, con 2 spilli, un po' di stoffa, a creare una cosa del genere. Questo è per qualcuno che dovrà indossarlo per qualcosa. Cioè fuori di casa. Cioè in pubblico. Quello è drappeggiato in un modo, quell'altro è... Cioè, ma io... Sono scioccata. Ok, una bambina. Povera bambina. Meno male che è troppo piccola per capire. Cioè, lei si ritroverà semplicemente delle fotografie e quando le rivedrà da grande dirà: oh mio Dio, mamma, ma cosa mi hai messo addosso? No, dai, non è così assurdo. Però confrontato con l'originale. Quei fiocchetti attaccati sul tulle. Sembrano attaccati con la saliva. Cioè, tipo, puh, e la attacchiamo il fiocchetto. Cos'è questo? Io non so che dire. Sembra un selfie di Snapchat quando si vomitano arcobaleni, ecco. E poi quella è la parte, cioè, è la parte davanti. Perché c'è lo strascico sul davanti? Come fai a camminare, anche volendo? Che cos'è? Guardandolo bene, forse quello è, cioè, questo è quello più simile, più tra virgolette, cioè due virgolette che non so, sono grandi quanto lo stato del Nevada. Sembra, non lo so, una cozza pelosa, però a parte questo, avete presente i fondali marini con quelle alghe lunghe, pelose? Per non dire altro, perché in realtà sembra una rossana, però andiamo avanti. Ah, fantastico! Allora, questo è quella originale, cioè la giacchetta originale, e questa è quella che gli è arrivata, è di 4 taglie più piccola e io non credo che lei abbia sbagliato taglia, credo davvero che le sia arrivata così nonostante lei abbia scelto una taglia che pensava fosse la sua. Succede, soprattutto in questi siti low cost, succede molto spesso. Poi è un coprispalle, cioè lo posso fare anche io adesso, cioè datemi un pezzo di stoffa e io sono l'anticucito, cioè io sono l'anticucito. Cos'altro c'è? Ah beh, questo è forse il peggiore finora. Che cos'è? Cioè, neanche la vestaglia di mia nonna d'estate, che non sopporta nulla addosso, se fosse per lei camminerebbe nudo a 85 anni. Ma con che cosa l'hanno attaccato quel pezzo di stoffa blu? Di jeans, sembra quasi jeans. Perché profanate i jeans? Ci deve essere un'ossessione per, non so, gli arcobaleni. Questo credo l'abbiano voluto, cioè abbiano fotografato un vestito
che hanno riprodotto, perché lì dietro mi sembra una specie di sartoria. E ve ne vantate? Io spero che non l'abbiano mai venduto a nessuno mostrando la prima foto. Ecco, mostrate la seconda foto. Questo è il peggiore, cioè. Ditemi che solo io lo vedo così, tipo il vestito nero e blu e bianco e oro. Ditemi che solo io lo vedo bianco e oro e tutti lo vedono nero e blu. Forse l'ha voluto lei, color verde menta. Però, a prescindere dal colore, che cosa devo dire? Le cose che coprono le tette, no? Sono tonde. Sono delle cose, dei cerchi appiccicati, così, senza un senso. Povera figlia, davvero. Però povera fino a un certo punto. Sti vestiti così complicati vanno provati, non buttate i soldi! Comunque basta, credo che sia abbastanza per me e anche per voi, cioè soprattutto per voi. Fatemi sapere qual è il peggiore di tutti, davvero, quello che è venuto peggio. Lo so, è difficile. Io vi mando un bacione gigante, vado a finire la mia valigia, vado a sclerare nell'altra stanza e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui, su questo folle e disgustoso, viste le cose. Canale. Ciao!